Amici di Rai Sport, del calcio a 5, anticipo della terza giornata di ritorno del campionato, il remake della finale dello scorso anno, poi vinta dalla Marca Futsal, ma siamo a Pescara al Palo Rigopiano per un match, big match, sicuramente due formazioni, una che cerca di agganciare la Luparense che anche in questa giornata ha vinto, ha stravinto, e poi andremo a vedere i risultati. Pescara che ha ritrovato Pesseo, un elemento importante della scorsa stagione, per un match sicuramente di alto livello, abbiamo detto, dal Palo Rigopiano. Un saluto a Maurizio Colantoni e Massimo Ronconi. Dunque Massimo, partiamo proprio da qui, problemi per la Marca, non c'è Battistella, non c'è Feller, non è stato convocato, ci dicono per scelte tecniche, non c'è anche neanche Nora e Bertoni per infortunio. Dall'altra parte un'assenza importante, Dudu Morgado, problemi muscolari, non ci sarà. Ecco, che partita ti aspetti? Intanto la Marca ha una rosa sufficiente per poter sopperire a tutte queste assenze. Chiaramente mi aspetto una bellissima partita, perché il Pescara ha cominciato alla grande il giro di ritorno con due vittorie. Peccato che ha fallito l'obiettivo Final Eight di Coppa Italia, perché Pescara è una grande squadra, l'abbiamo visto lo scorso anno che è arrivata addirittura a giocarsi la finale. Credo che sarà una partita interessante, perché la Marca insegue la Luparense, come hai detto te, e il Pescara insegue un posto di tranquillità per andare ai playoff. E due risultati sono certi fino a questo momento di questa terza giornata di ritorno. La Luparense, come stavamo dicendo in apertura, ha vinto, ha stravinto contro il Putignano 9-0, mentre il Montesilvano è andato a vincere 4-1 contro il Venezia. Questi i due risultati certi della giornata, le gare sono terminate, poi abbiamo alcuni altri risultati, però ecco, vorrei sottolineare il discorso della Luparense che continua ad andare filata in vetta alla classifica. Devastante fino a questo momento, abbiamo detto, la squadra migliore, fino adesso ha dominato il campionato, ha vinto sempre, ha vinto largamente. E ancora oggi, in una partita che si preannunciava difficile, è andata a fare un grandissimo risultato, vincendo per 9-0 contro il Putignano, che è una squadra che al momento era sesta in classifica insieme a Pescara, per cui una buonissima squadra. Chiaramente una classifica che ovviamente non è ancora aggiornata, perché chiaramente abbiamo alcuni risultati sulle gare giocate ed altri no. Noi adesso andiamo a vedere la classifica in base a quello che è successo fino alla scorsa giornata. La Luparense era ferma a 40 punti, ma adesso ovviamente ne ha 43. La Marca deve giocare il match con il Pescara a quota 37. La Lazio che in questo momento è in vantaggio 3-0 contro il Fiumicino, quindi è partita molto bene in questa terza giornata, al terzo posto con 29 punti, quindi il match ancora deve finire. L'Asti, che invece giocherà domani in casa del Bisceglie, era fermo a quota 28. Montesilvano, che ha vinto, aveva 26 punti, andrà a quota 29 punti, e poi dietro tutte le altre, con l'Augusta sicuramente in difficoltà perché è l'ultima squadra a chiudere la classifica. Ecco, qui la vedete, anche se riguardo al primo tempo con in casa dell'Augusta il caos è in vantaggio 1-0. Sì, 2-0 mi sembra, ha raddoppiato proprio adesso il caos. Comunque è chiaro che ci sono due campionati, uno in testa e uno in coda. Sarà fondamentale il risultato di questa partita per quanto riguarderà la classifica finale, perché una vittoria della Marca avvicinerebbe ancora di più i Veneti alla Luparense, e sarebbe un bel duello fino alla fine, soprattutto perché si deve ancora giocare lo scontro diretto, mentre il Pescara potrebbe fare il colpo visto il rientro di questo straordinario giocatore che è Pessè. Adesso andiamo a vedere i quintetti delle due formazioni, partendo dalla Marca. Come ho detto, non c'è Feller, non convocato per scelta tecnica, non c'è neanche il Battistella, importanti Nora e Bertoni. Eccola qui la Marca con Miraglia in porta, Jeff, il nuovo arrivo, grande nuovo arrivo per la Marca, ancora di più a rinforzare Wilhelm De Luca, e Papu, l'altra sorpresa, è arrivato quest'anno, però veramente un grande giocatore. Sì, si sta facendo valere, ha fatto parecchi gol importanti, gli sta dando tanta fiducia a Tiago Polito, però qui, nonostante tutte le assenze, vediamo gente in panchina come Foglia, Duarte, Cilavert, Jonas, e questo la dice lunga su quello che è la forza della Marca. Andiamo adesso a vedere il quintetto, intanto Tiago Polito sta dando le ultime indicazioni, il quintetto della formazione della Ponzo Pescara,
allenata da Mario Patriarca, la scelta abbiamo detto sicuramente con Pessé, che al momento rimane fuori. Questo almeno era il quintetto che ci hanno consegnato prima del match. Patriarca sta dando proprio le indicazioni, adesso andremo a vedere i cinque uomini comunque schierati in campo. Adesso andremo a vedere, sta arrivando, eccolo qua, Barigelli in porta, Correggia, Nicolodi, Davi e Fornari, la scelta del Mario Patriarca. Beh, gioca inizialmente senza Pessé, chiaramente entrerà a brevissima distanza dall'inizio perché è un giocatore del quale il Pescara non può fare a meno. Gioca questo primo pallone di questo primo tempo di questa terza giornata di ritorno, proprio il Pescara sul pressing immediato da parte della formazione della marca, ma super recuperare un pallone, questa giocata in diagonale con Jeff, la palla se ne va out, però abbiamo visto subito la grinta da parte della formazione di Tiago Pulito. Subito cambio, entra Zanetti al posto dei Fornari, palla rubata di Papù e Jeff tenta di calciare da lontano, non ci riesce grazie all'opposizione proprio di Fornari. Il tocco da parte di Wilkem, cerca di rubare palla la marca, invece parte in velocità proprio Nicolosi, prova ad andarsene, la palla perfetta per Zanetti, ma c'è un fallo fischiato immediatamente, ricordandovi che gli arbitri sono il signor Giovanni Doria e Marco Vocca, primo e secondo arbitro Antonino Tupone, il terzo arbitro il cronometrista Gaetani. Qui c'è stato un fallo di De Luca dopo che Nicolosi si era spossessato del pallone, aveva servito Zanetti che non era arrivato a chiudere la giocata, però l'arbitro giustamente ha fischiato un calcio di punizione. Va sul pallone Davi, vicino a lui c'è Nicolosi, più largo centrale Zanetti, ex giocatore della Lazio. Vedo questa opportunità per la formazione di Mario Patriarca. Parte Nicolosi, anzi lascia il pallone a Davi, prova sulla sinistra con questa giocata che finisce però tra le braccia di Miraglia, che rilancia subito Papù. Riparte l'azione della marca, Wilkem, Jeff, fa girare palla la formazione di Tiago Pulito, va a recuperare questo pallone però proprio con questo grande tiro Nicolosi, palla che se ne va sul fondo veramente di poco. Grande pressione su Wilkem, poi Nicolosi col destro, non se lo aspettava nessuno, lui un mancino naturale, è andato a calciare, ha iniziato benissimo il Pescara, sta pressando molto. Il recupero proprio su Papù, però riparte di nuovo la marca con De Luca, Jeff, lo scambio con Papù, allarga il gioco verso Wilkem che chiama l'aiuto del compagno Jeff. Papù rimane sulla sua linea, va a ricevere questo pallone, è offerto di nuovo a De Luca. De Luca, lo scambio con Jeff, pressing da parte di Davi, ancora marca Jeff, guardate quanto è alto il pressing da parte della formazione del Pescara, palla in fallo laterale. Sì, marca che cerca di abbassare i ritmi grazie all'esperienza di Wilkem e di Jeff, però Pescara continua a pressare, qui Jeff commette l'errore di scoprire il pallone e se lo fa sfilare, anche se poi guadagna il fallo laterale. Rimette questo pallone proprio Jeff, rialcio di Wilkem, il tocco di Papù, recupera questo pallone Zanetti, filibra di De Luca in orizzontale verso Nicolosi che calcia questo pallone addosso proprio al giocatore della marca, ancora Nicolosi va a trovare una rimessa dal fondo. Sta veramente giocando al 100% il Pescara, evidentemente brucia il ricordo della finale persa lo scorso anno, vogliono rifarsi oggi davanti ai propri tifosi i giocatori di Mario Patriarca. Marca campione d'Italia, ma il grande campionato proprio del Pescara, il rientro di Pessé sicuramente un grande segnale per la formazione di Mario Patriarca, una squadra che viene da due vittorie consecutive, Rieti e Putignano, mentre la marca addirittura da quattro vittorie, ma la marca, parliamo di una marca, secondo posto in classifica. Attenzione, la giocata da parte di Davi, ma la grande uscita di Miraglia, subisce il fallo proprio da parte di Davi, rimane a terra. Hanno protestato per un fallo di mano, ma credo che l'abbia presa con il petto Miraglia. Qui il fallo di Davi, di Correggia, è nettissimo, lo prende sulla gamba d'appoggio. Tanto è in campo anche per sé il capitano, il suo rientro ha sicuramente migliorato la formazione di Mario Patriarca. In campo c'è anche Schurz, torna nella sua porta proprio il Miraglia, sostituto di Feller per questo match. Wilkem, il tiro da lontano, tocca proprio per sé. Miraglia, riparte l'azione della marca con Wilkem, seguito proprio dal
dal suo portiere. Lo scambio con Jeff un pochino troppo corto, interviene Zanetti, palla che se ne va in fallo laterale. Prestano veramente molto vicino, hanno tentato l'1-2 qua, ma Zanetti era attentissimo, è riuscito a chiudere lo scambio. Intanto il caos ha portato a 3 le sue marcature sull'Augusta. Augusta, come ripetiamo, ultima in classifica, con il caos invece che con questa vittoria comincerebbe a respirare. Caos di Fulvio Colini, tra l'altro eletto migliore allenatore del mondo dopo la miglior portiere del mondo, che premio andato a Mammarella, il portiere Montesilvano, in ad incrociare questo tiro da parte di Pesce, palla che se ne va sul fondo. Bel taglio sulla parallela, Schurz con l'esterno adesso lo serve, in estirata tenta la correzione, Pesce non trova la porta, ma è sempre il Pescara che fa la partita. La regia di Roberto Gambuti ci ha offerto quel bellissimo replay su quell'azione da parte del capitano del Pescara. Jeff fa girare palla alla marca, al pressing con Schurz che cerca di andare a rubare questo pallone, palla in verticale, attenzione il tocco per Wilken, palla però se ne va sul fondo, la rimessa però è ancora della marca. Scintille, veramente un match sentito, come dici tu Massimo, d'altronde un il ricordo di quella finale costata lo scudetto alla formazione del Pescara, è arrivato come primo tricolore proprio per la marca Futsal. Sì, però bisogna anche ammettere che il Pescara è stata una grande sorpresa, ha giocato benissimo, ha lottato soprattutto nelle prime due gare a casa della marca e ha perso di misura, poi ha vinto la gara 3, poi gara 4 è stata battuta nettamente dalla marca, che sembrava sulla carta molto più forte. Riparte Zanetti di fronte a lui, c'è Jeff, fa girare palla per sé, attenzione, spalla alla porta, ancora per sé sulla linea di centrocampo, lo scambio con Schurz, il taglio nuovo in orizzontale per Pessé, lo scambio con Zanetti, si allarga intanto Schurz, prova ad andarsene Zanetti, palla che viene recuperata dalla formazione della marca con Jeff, prova a partire Wilken, il servizio per Papù, ma il Pescara rimane lì nella metà campo della marca. Jeff non riesco a trovare lo spazio necessario con il tocco da parte di De Luca, palla che se ne va sul fondo. Raramente ho visto la marca così in difficoltà nella gestione della palla, pressa molto bene il Pescara e soprattutto lo fa con attenzione, i giocatori sono molto vicini e sono compatti. Palla che se ne va ancora sul fondo, la rimessa da parte di Schurz, a girare palla da Vinzi, ma Pessé, Zanetti, si fa vedere da viva, ricevere il pallone, il tocco indietro per Zanetti, il taglio verso Schurz, pressing da parte di Papù, Schurz è costretto sulla pressione da parte del giocatore della marca a mandare, a toccare la palla in fallo laterale, entra intanto Jonas nella formazione di Tiago Polito. Deve fare attenzione il Pescara quando muove il pallone, non lo deve fare troppo orizzontalmente, altrimenti va in difficoltà perché con la pressione possono intercettare il passaggio i giocatori della marca. Jonas prova a liberarsi di Schurz, c'è però un fallo, il fallo sul giocatore della marca che rimane a terra. Adesso grande qualità in campo dentro Jonas e Foglia davanti per Papù e De Luca, squadra, quante risorse ha, impressionante, alla marca. Va a calciare questa punizione Jeff, ultimo uomo in Wilken, il tocco proprio per Adino Foglia contenuto da Pessé, cerca di girarsi Jonas su Davi, riesce a recuperare però con questo pallone, però la palla va nella metà campo della marca che riparte con Foglio, una finta su Zanetti, se ne va tutto solo, cade a terra Pessé, la grande giocata con Jonas che mette, scodella questo pallone tra la porta e il centro a mo' di assist, palla che se ne va sul fondo, un'occasione per la marca. Il grande Foglio ancora una volta dell'uno contro uno con Zanetti lo salta, poi scivola Pessé, non approfitta della situazione Jonas che non riesce a far ritornare il pallone su Foglia. Il colpo di testa da parte di Nicologi, buona l'elevazione, la palla però se ne va alta. E qui c'era stato un grandissimo errore di valutazione da parte di Miraglia che era uscito, Nicologi ha colpito troppo frontalmente il pallone, poteva solo spizzarlo e sarebbe stato molto più pericoloso. Davina recupera il Davide di testa, ma recupera la palla Jonas, Jeff da lontano questa giocata, Foglia cerca di mettere questo pallone al centro, l'intervento da parte di Barigelli a far ripartire Schurz, il tocco e la Davi che si va a mangiare la rete del vantaggio, la buona uscita da parte di Miraglia, ancora Jonas, il fallo di Nicologi. E protesta, ma protesta veramente inutilmente perché era stato saltato, lo ha falciato di netto. Qua è stata una grande occasione invece da parte di Davi, non è rimasto, eccola, freddo, è stato bravo Miraglia in uscita a deviargli il pallone.
riposta da Roberto Cambuti. Il tocco, il fallo laterale, la rimessa sarà per la formazione del Pescara, dal quadro su Adriano Foglia. Adesso Pessé a rimettere in gioco questo pallone, lui il capitano, il nuovo capitano della formazione di Mario Patriarca. Il tocco all'indietro, scambio con Schurz, Pessé in orizzontale a cercare Correggia, ma la palla verso Nicolosi che va a calciare questo pallone troppo interno, la palla che va a tagliare tutto lo specchio della porta. Ma si era coordinato bene, era difficilissimo recuperare questo pallone, lui è riuscito anche a calciarlo verso la porta. Miraglia, intanto è entrato anche Cilavert, ex giocatore della Luparense. Foglia sbaglia questo appoggio, il tiro di Correggia troppo centrale, la parata di Miraglia che deve rilanciare via. Un bel match, grandi occasioni. Qui c'è stato un errore di Foglia che nello stop ha mandato indietro il pallone e ha lasciato Correggia solo davanti a Miraglia, che ancora una volta è stato bravo a respingere con il corpo, con il rilancio in diagonale a cercare proprio Correggia. Attenzione, a recuperare la palla per sé, non si accorge Correggia però del passaggio da parte del suo capitano. Il tiro di incrociare da parte di Foglia, la parata di Barigelli. Match che non ha sosta. Nicolosi, attenzione, il tocco per Pessé, ancora Nicolosi, il tocco, non riesce a girare la palla in porta, palla che se ne out. Che grande azione, qui Nicolosi è stato molto corretto perché ha saltato il portiere, poteva cercare il rigore, invece è stato veramente corretto, è rimasto in piedi fino all'ultimo. Comunque un gran Pescara che gioca molto in profondità, con due tocchi arriva quasi sempre davanti alla porta della marca. Duarte, lo scambio con Miraglia, Cilavert, spalle alla porta, gira intorno alla sua area, Foglia si allarga, Jonas non parte, palla che se ne va sul fondo, la rimessa sarà per la Ponzio Pescara. Guarda, non so se riuscirà a tenere questo ritmo per tutta la gara, ma in questo momento mi sembra veramente superiore il Pescara, sia fisicamente sia mentalmente, alla squadra di Polito. Il rilancio di Fornari, adesso per sé inquadrato, non è un buon taglio con la marca che recupera questo pallone, ma c'è il pressing proprio di Nicolosi e di Pessé. Il tocco da parte di Foglia, il fallo sul capitano del Pescara. Bravo qui Pessé, aveva capito tutto, era andato in anticipo sulla parallela, Foglia è stato costretto al fallo. Fallo importante, insomma è una partita, sono passati 5 minuti e mezzo e già sono 3 falli a 2, per cui è importantissimo la situazione perché continueranno a pressare le due squadre. Correggia va a provare a mettere questo pallone verso Fornari, palla che se ne va sul fondo, la rimessa laterale per la marca che oggi gioca con questa maglia color rosso. Più che rosso sembra un fucsia. Duarte va a tagliare in verticale l'intervento da parte di Fornari sul fondo. Sì, qui Fornari in anticipo su Jonas. Gli mette il pallone Cilavert, dietro lui c'è Duarte, passaggio proprio verso Duarte, lo scambio con Cilavert. Cilavert alza la testa, va a cercare Jonas, uno contro uno con Pessé, deve tornare però probabilmente indietro, così è, verso Duarte. Se ne va Duarte tutto solo, attenzione Duarte, il pallonetto, l'uscita di Barigelli, l'opportunità anche per la marca. Impressionante la forza fisica di Duarte, è andato via in percussione, è riuscito a passare in mezzo a due giocatori, poi però secondo me è stato troppo lezioso, ha cercato il pallonetto, poteva cercare di calciare di potenza. Non va questo triangolo Nicolosi Fornari che aveva fatto partire uno dei suoi, che però non c'era. La rimessa in gioco proprio di Jonas, eccolo qui, 0-0 quando mancano 13:35 al termine di questo primo tempo, terza giornata di ritorno con la Luparense che ha stravinto 9-0 contro il Putignano in questa giornata, vittoria anche per il Montesilvano 4-1 contro il Venezia. Si stanno giocando gli altri match. Jonas 1 contro 1 con Zanetti, attenzione, si stringe verso il centro, prova a calciare, lo fa, ancora ribattuto, palla che se ne va sul in fallo laterale. Grande azione qui di Jonas che aveva trovato lo spazio per andare a calciare, poi è stato ribattuto, però lui è un giocatore molto intelligente perché quando si trova di fronte per sé fa girare il pallone e non tenta l'uno contro uno, quando vede che è un match in cui può avere la meglio tenta l'uno contro uno e va spesso a segno. Cilavert in orizzontale per Foglia, una finta di Foglia, blocco su Fornari e arriva la punizione, blocco di Cilavert, punizione per il Pescara. Ma
Assolutamente no, era fermo, immobile Cilaverte, ed è Fornagli che va a sbattere contro Cilaverte. L'arbitro qui non ha visto bene, tra l'altro era fermo, immobile anche in mezzo al campo Cilaverte, come a far pensare che non aveva fatto fallo. Comunque punizione per il Pescara. Discutono Nicolosi e Zanetti, ecco, tornano a parlottare su chi probabilmente calcerà, su che schema verrà adottato. Zanetti rimane sul pallone, Nicolosi si sta allargando sulla sua a destra, riquadratura sul Miraglia, colui che sostituisce Feller in questo match della terza giornata di ritorno. Zanetti ancora parlotta con Nicolosi, più largo c'è Fornari, va a ricevere palla, il tiro di Fornari, palla deviata da Jonas in calcio d'angolo. Sporcato troppo il passaggio, è arrivato lento e non è riuscito a calciare Fornari, perché Jonas è uscito facilmente dal palo e è riuscito a ribattere. Fornari, il passaggio per questo calcio al volo da parte di Davi, però sbilanciatissima, palla se ne va sul fondo, situazione falli, 3-3 tra la formazione del Pescara e la Marca, 12:40 al termine di questo primo tempo. Partita comunque molto bella, agonisticamente molto valida. Cilaver a cercare Papu, colpo di testa perfetto da parte di Davi, riparte il Pescara, Nicolosi, Davi, Fornari, una finta su Cilaver, anche un'altra su Papu. Zanetti va a cercare Nicolosi, anticipato da Duarte, attenzione Jonas per Duarte, il tiro, la parata di Barigelli. Tutto molto bene da parte della Marca e poi grande parata di Barigelli, che con tempestività esce e riesce ad anticipare con un braccio e con una gamba. Grande giocata d'esterno di Jonas, e Duarte si era infilato. Il tocco, Fornari va a recuperare questo pallone, ma tutto fermo. Vediamo un po' il fischio da parte del... Un altro blocco con la formazione del Pescara che riparte con Zanetti, con Lucia Duarte. Zanetti se ne va, Zanetti accelera il tiro, la parata di Miraglia e poi Nicolosi verso Davi, lo scambio di nuovo tra i due, cerca Cilaver di salire, togliere lo spazio, Zanetti però perde questo pallone, la palla recuperata dalla Marca con Duarte. Papu, Cilaver, Papu, l'ultimo uomo è Duarte. Intanto voglio segnalare 4 falli da parte della Marca, mancano ancora 12 minuti. Attenzione, che taglio da parte di Duarte per Jonas, che non riesce a liberarsi, la palla recuperata da Barigelli, ricordiamo portiere della nazionale insieme a Mammarella. Jonas, attenzione, va a recuperare un altro pallone, disattenzione da parte di Nicolosi, è stato bravo qui a recuperare Davi, no, anzi Nicolosi proprio. Ancora Marca che rimane lì, palla che è rimessa in gioco verso Duarte, il suo tiro, la palla sporcata ancora da Fornari, il calcio d'angolo per la Marca. Adesso preme la Marca, spesso su iniziativa di Duarte, che è un giocatore che sa calciare benissimo con entrambi i piedi, per cui è quasi immarcabile e poi fisicamente è molto forte. Guarda, il calcio d'angolo, palla molto alta, non c'è nessuno, la parte opposta del campo, se ne va sul fondo, Fornari probabilmente andrà a rimettere la palla in gioco. Sempre sul 3-0 Lazio Fiumicino e Augusta Caos, con il Caos in vantaggio in casa dell'Augusta, il Caos che si sblocca dal punto di vista delle reti. Attenzione, parte Schurz, cioè, su di lui c'è Jonas, si avvicina Fornari, il taglio sbagliato in orizzontale a cercare Zanetti, ma Zanetti era troppo avanzato. Però erano usciti molto bene, erano riusciti a andare oltre la prima linea. Qui si lamenta Jonas per un fallo di Davi, ma insomma, di Schurz. Schurz va a recuperare questo pallone, taglio per Zanetti, si fa vedere Fornari, si accentra, attenzione con Papu, palla che viene recuperata proprio sulla linea dell'out con Jonas, finta e controfinta, il tiro, la parata di Barigelli, il recupero, c'è molta confusione, Zanetti riesce a fare uscire Schurz, il taglio nuovo per Fornari, si allarga Zanetti, si accentra Schurz, il tocco invece per Davi, la palla che se ne va sul fondo. Vediamo un po' se deviazione. C'è stato il tocco, la deviazione, calcio d'angolo per la Ponzio Pescara. Sbagliato il passaggio di Fornagli, perché era troppo indietro, ha costretto a rallentare Davi va a battere l'angolo, palla, attenzione, la grande giocata e la rete di Zanetti, ma che grande finta da parte di Fornari, 1-0 per il Pescara. E questo è uno schema che adottavano spessissimo anche alla Lazio e che ha fruttato diverse reti, è stato giocato benissimo, vediamo qui bravissimo Fornari con il tacco, fa scorrere il pallone per Zanetti, e Zanetti di punta fulmina letteralmente
Miraglia, vantaggio meritato da parte del Pescara. 1-0 dunque per il Pescara con questa bella azione, l'accoppiata ex Lazio Fornari-Zanetti. Attenzione, c'è una confusione sulla panchina della Marca. Partita è sentita, si sapeva. Tiago Polito è molto arrabbiato, portano via una serie di giocatori, Schutz cerca di andarsi a spiegare con Cilaverto. Bisogna vedere, non siamo riusciti a vedere che cosa è successo inizialmente, vediamo, intanto gli vediamo la giocata del gol, è fantastico, veramente tempi perfetti di questo schema. Ovviamente è partita, come diceva ecco Mario Patriarca, molto sentita dopo la finale dello scorso anno. Ma sai, ti rimane dentro l'aver perso una finale contro una squadra. È chiaro, fino adesso non c'è stato nulla, a parte questo screzio. Però non ho capito da che cosa è nato, perché sembrava tutto regolare, proprio sotto gli occhi dell'arbitro. Qui ci sono ammonizioni. Viene ammonito. Allora, adesso aspettiamo, cerchiamo di capire. Soprattutto speriamo che arrivi un po' di tranquillità, perché questo è un bel match, un peccato dover, no? Sprecare tutto così. Intanto la Fiumicino ha accorciato le distanze, 3-1 sulla Lazio. Ammoniti un paio di ragazzi, l'arbitro l'ha presa un po' alla leggera, mi sembra che erano i meno responsabili di questa situazione. Fornari. La punizione per il tocco da parte di Fornari a cercare Zanetti, il colpo di testa da parte di Duarte, il fallo laterale, Pescara che rimane nella metà campo della formazione della Marca. I falli della Marca sono 2-4, siamo alla metà di questo primo tempo. Il rilancio verso il colpo di testa, intervento di Duarte con esperienza a cercare Geffe, prova a liberarsi di Schurz, davanti a lui c'è anche Davi in copertura, rientra tutta la formazione del Pescara con Papù che lascia Jonas che va a calciare, palla smorzata da parte di Davi, riparte Schurz, attenzione, una grandissima giocata da parte di Schurz, Zanetti, il tiro di Zanetti, l'intervento di Miraglia, splendido, splendida giocata da parte di Schurz che in un fazzoletto riesce a